qui a Piazza Trieste e Trento con il consigliere regionale De Verdi, Francesco Borrelli, protagonista di questa campagna elettorale per le politiche 2022. Francesco, buongiorno e benvenuto su Campania Felix TV. Salve a tutti. Francesco, Napoli sta cambiando in bene, tante cose positive si stanno facendo, ma anche qualche neo, tra cui la stesa di ieri pomeriggio, ieri notte, qui a Piazza Trieste e Trento. Beh, non è un neo da poco. Noi abbiamo un tema molto forte sulla legalità e lotta alla criminalità organizzata. Abbiamo continui atti di delinquenza comune, spesso legata, qualche volta legata alla camorra, altre volte legata a una mentalità delinquenziale come quella del centauro che a 30 anni a tutta velocità, poiché doveva impennare a Via Caracciolo, ha ammazzato una ragazza che si trova in quel momento a fianco al marciapiede. E allora l'idea di tollerare tutto questo, perché tutta Macampà, a noi non sta bene. Noi siamo dalla parte dei cittadini onesti, di quelli che pagano le tasse, che si svegliano la mattina e si fanno il cuore così, dei deboli, degli ultimi, dei poveri, delle persone che casomai vengono dimenticate da tutti. Ecco, noi abbiamo come priorità queste persone, la difesa e tutela dell'ambiente, il rilancio del turismo e le battaglie sociali vere, che non sono a favore dei delinquenti, ma sono a favore delle vittime. Francesco, tu hai una peculiarità, quella che stai sempre in mezzo alla gente e naturalmente ascolti quelle che sono le loro istanze. Per il caro bollette, che tipo di soluzione si potrebbe adottare? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che ci sarà un intervento governativo, ma non si vuole fare la cosa più importante, investire tantissimo sulle rinnovabili. Guardate, sono tutti pannicelli caldi, mettiamo 8 miliardi una volta, 10 miliardi un'altra volta, ma il tema è: chi ha il mix di energie rinnovabili ha avuto aumenti molto piccoli, e le rinnovabili non comportano possibilità di oligarchi, dittatori, guerrafondai, multinazionali di poter decidere e speculare sul prezzo, e quindi non le vogliono fare perché significa rendere i cittadini liberi. Se noi siamo liberi dal punto di vista energetico, nessuno ci può ricattare. Una delle più grandi industrie del sud, naturalmente, il sole, la presenza costante di sole. Come potremmo implementare la presenza di pannelli solari? Beh, innanzitutto, se si fossero fatti investimenti seri negli ultimi anni, e si vede la mancanza dei Verdi dal 2008 in Parlamento, perché avremmo realizzato dei grandi investimenti per rendere autonomi molti dei nostri palazzi mettendo i pannelli fotovoltaici. Si possono ancora usare aree dismesse per realizzare piccole centrali fotovoltaiche. Il tema è: se non se ne frega nessuno, perché si devono fare delle cose? Oggi ci accorgiamo del problema energia perché c'è stata la guerra di Putin contro l'Ucraina e perché ci sta cercando di affamare energeticamente, ma altrimenti nessuno si sarebbe posto il problema. Invece il problema energetico è il problema del futuro, perché in ogni caso le energie come il gas o la benzina, il petrolio o altre sono energie finite, cioè che hanno un tempo oramai e vanno verso l'esaurimento, mentre invece il sole e il vento sono infiniti e sono anche un deterrente contro la guerra. Chi fa una guerra per prendersi il sole o il vento? Francesco, un appello che sto facendo a tutti quanti i candidati protagonisti di questa campagna elettorale è richiamare l'attenzione dei cittadini per andare a votare. Perché è importante andare a votare? Beh, noi siamo tra i pochi candidati del nostro territorio. Napoli e la Campania sono diventati una colonia di, tra virgolette, leader nazionale. Addirittura abbiamo un personaggio come Berlusconi che ha candidato se stesso e ha deciso che i napoletani e i campani dovranno mantenere anche la sua attuale compagna barra badante, perché è la candidata numero due in tutti i collegi. Io dico: andate a votare per permettere a dei nostri concittadini, a delle persone del territorio, di andare in Parlamento, altrimenti i nostri interessi non li farà nessuno. Un appello ancora più accorato ai napoletani per denunciare le cose che non vanno bene e naturalmente farle mettere a conoscenza degli organi istituzionali preposti per poi farle cambiare e migliorare. Assolutamente, ci sta una parte che spetta alle istituzioni, ma c'è una parte che spetta anche a noi. Essere un cittadino civile ed esemplare è un dovere, e con questo stesso dovere abbiamo il diritto a pretendere che le istituzioni facciano la loro parte. Io ti auguro un'ottima campagna elettorale e ci vediamo il 25 settembre. Al 25.